Tempi duri qua. Se il lavoro nobilita l'uomo, ma il lavoro non c'è, meglio la nobiltà. Per combattere la crisi, sto cercando di comprare un titolo nobiliare su www.tuttinobili.org. Questo! Eccolo! Uè, garçon, è già arrivato il pacco. Grazie, molto gentile. Il parruccone da nobile, tac. Il bastone da passeggio, tac. E poi, uè, ma manca il cerone per sbiancare la pelle da salariato. Ma questo non è un sito serio. Non c'è, non c'è. Comunque, da oggi chiamatemi Conte, signor Conte. Guardi, signor Nicola, che lei deve andare in Francia durante la Rivoluzione Francese. Ah, è proprio durante la Rivoluzione Francese? Beh, l'importante è andarci con stile e sei in pole position. Testa alla Révolution Française! Maggio 1789, il re Luigi XVI convoca l'antica assemblea degli ordini, clero, nobiltà e terzo stato, la borghesia, decisa a dare alla Francia una costituzione. 14 luglio 1789, il re non cede alle richieste del terzo stato. Per protesta, il popolo di Parigi assedia la Bastiglia, simbolo della monarchia assoluta di Luigi. C'est la révolution, mon ami! Trento 2021, Francia 1789. Due secoli in due minuti. Hamilton is nothing. Giusto, giusto in tempo per l'aperitivino vista Versailles con il mio pari e l'amico curato. Ehi, ma qualcuno ha fermato la carrozza? Che succede? È un fabbro! Ah! È un povero! La rivoluzione è cominciata! Gli uomini nascono e restano liberi ed uguali nei diritti. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri. Vi tornano queste frasi? È il manifesto della Rivoluzione Francese. Se sono ancora valide oggi, allora stiamo veramente parlando di una rivoluzione. Da sudditi di un regno sottomessi al re, a cittadini di una comunità regolata dalla legge e dalla partecipazione al potere. Qui in Francia nasce il primo Stato moderno d'Europa, organizzato più o meno come oggi. C'est magnifique! Dopo almeno 1000 anni, un contadino non avrebbe dovuto più pagare un signore. E i nobili... A lavorare! Oddio, sono nobile da 10 minuti e già sono disoccupato. Ma occhio! Il popolo della rivoluzione è la borghesia. Chi ha un reddito? Votare costava 8 giornate di lavoro. E i più vivono ancora in miseria, lontano dai grandi centri. Eppure, la rivoluzione ha idee illuminate. Tutto comincia ad assomigliare a una democrazia. Per capirci, pensiamo che è solo ora che parole come diritti, uguaglianza e libertà assumono il significato che noi conosciamo. 20 giugno 1791. Luigi tenta la fuga all'estero ma viene riconosciuto. La famiglia torna a Parigi in un clima teso. Re e rivoluzione possono convivere? 3 settembre 1791. L'assemblea guida la costruzione dello Stato francese. Tutti uguali di fronte alla legge, via i privilegi. In Francia finisce un'epoca. Ma cos'è? La settimana della moda bovina? Uè, provinciali, see you later!
E dire che questa mucca, prima della rivoluzione, a Bordeaux aveva un peso diverso rispetto a Parigi. Magia? No, ragione. Litri, chili e metri, infatti, sono una traccia rivoluzionaria di oggi. Se prima in Francia, come in molte altre parti del mondo, pesi e misure variavano da zona a zona, adesso si definisce un sistema unico, uguale dappertutto. È l'uguaglianza illuminista. L'idea è fare ordine e farlo con criteri validi per tutti, razionali. Obiettivo? Cucire attorno ai francesi un paese unito, con costumi, leggi e abitudini comuni e anche con un sapere comune. Questo, ad esempio, è un calendario, tutto nuovo, mesi, anni, stagioni. E nei libri di scuola si racconta già la rivoluzione. Sottratta al clero, l'istruzione è diventata pubblica. Qui siamo nel mezzo di una processione religiosa. Uno si aspetterebbe di vedere la statua della Madonna, e invece è la saggezza. Sì, perché la ragione è diventata un culto che soppianta quello cattolico. I rivoluzionari, insomma, alla Francia hanno tentato di dare anche un'anima. Il re ha bevuto della coppa! Come? Il bebè ha bevuto dalla poppa? Ma cosa sta dicendo? Non si capisce. Beh, che party comunque, 500.000 persone. Neanche al Modena Park di Vasco Rossi. Poveri, si sboccia! Venite, venite, stiamo alla prima festa della federazione. Sì, è per festeggiare la presa della Bastiglia. Giusto un anno dopo. Come? Troppo presto? Ma no, testine, no, assolutamente. Il popolo ha bisogno di sentirsi parte di un passato comune. Ci sono tutti. Ah, ci sono anche le donne. Di voi i rivoluzionari si sono un po' dimenticati, eh? Il re ha bevuto dalla coppa! Come? Il ministro Padoa-Schioppa? Ma cosa stanno dicendo? Non si capisce niente. Forse è meglio che vado sotto il palco, sotto cassa. Lì i deputati dell'assemblea parlano ai cittadini, un po' comizio, un po' concerto rock. Finalmente sotto cassa. Quello è il re. E quelli parruccati sono i deputati dell'assemblea. Sembrano tutti uguali, ma c'è chi vuole tenersi il re, come il marchese di Lafayette. Lui è un appassionato di rivoluzioni, ne ha appena fatta una negli Stati Uniti. Poi ci sono quelli più radicali, per esempio i giacobini. Altro che re, questi vorrebbero una repubblica. Il re ha bevuto dalla coppa! Il re ha bevuto della grappa? No, ci manca solo un re ubriaco adesso. Il re ha bevuto della coppa! Come? Il re si è mangiato una scalotta? Ah no! Il re ha bevuto dalla coppa! Ma certo, al 1790 il re ha giurato sulla Costituzione e beve alla salute della rivoluzione. Lo slogan della festa è alla nazione, alla legge, al re. Insomma, un quadretto di unità nazionale. Ma sarà veramente così? 2 giugno 1793, il regime del terrore. Ora la Francia è una repubblica, ma inizia anche la sua fase più buia, la guerra civile. Il re viene giustiziato e così gli oppositori. Per loro c'è il Comitato di Salute Pubblica. 27 luglio 1794, un colpo di Stato abbatte il gruppo al potere. Robespierre, Saint-Just e gli altri giacobini sono accusati del clima di violenza. Cosa ne sarà della rivoluzione? Mi è arrivato un messaggino. Ah, è un video. La Marseillaise, 1907. Ascoltiamo.
un film? Ma i Lumière non sono ancora nati. Ah, è un set d'inizio Novecento, fatto pure maluccio. Un sanculotto che canta la Marsigliese. Oggi è l'inno nazionale francese, ma risale alle guerre rivoluzionarie. Era il canto dei lavoratori del porto di Marsiglia. Ah, oddio, allora siamo in guerra. Doppia guerra. C'è quella interna contro gli oppositori. Possono essere i fedeli al re oppure i cattolici. Parola d'ordine, sospetto. A Parigi si dice che il re trami con le potenze straniere e quindi anche al di fuori, c'est la guerre. Dal 1792 è un Francia contro mezza Europa che inizia male, ma qui a Valmy, luogo della prima vittoria francese, la musica cambia. L'esercito francese è giovane, sperimentatore e motivato. La guerra, sapete, è diventata una sorta di servizio civile. Ricordate i marsigliesi? Non c'è più il nobile che serve il re, ma il cittadino che combatte per chi sta a casa, non per il regno. E quindi, chi, se non un generale amatissimo a casa, poteva mettere a posto le cose? Là la rivoluzione è in crisi. Ma questa storia noi già la sappiamo, vero? 22 agosto 1795. Quanto si può tornare indietro? Il direttorio al potere è un governo di pochi che governa poco. Tra congiure e scontri di piazza, il paese è in pezzi come la sua rivoluzione. Colpo di Stato del 18 brumaio 1799. Stato debole ed esercito forte. Il colpo di mano del generale Napoleone Bonaparte mette fine alla rivoluzione. Ma è davvero finita? Altro che alta società. Faccio la carità. Il prezzo del pane continua a salire. C'è la guerra dentro e fuori. Quanti ne sono passati da queste piazze? E cosa c'era ad avere paura di questa rivoluzione, poi? Alla ghigliottina, alla ghigliottina. Alla ghigliottina, alla ghigliottina. Alla ghigliottina, alla ghigliottina. Alla ghigliottina, alla ghigliottina. Le député guillotin dans la médecine. Questo canto girava a Parigi negli anni della Repubblica. Sapete come funzionava una ghigliottina? Qui c'è il deputato Guillotin. Sta presentando la sua macchina all'assemblea, guardate! Due montanti con la lama che scorre in mezzo. Il condannato disteso sotto in attesa della propria fine. Allevia i supplizi, sosteneva Guillotin. Via la testa, via il dolore. La punizione più egualitaria di tutte. Ma la ghigliottina diventa molto di più. Lassù c'è la testa di Re Luigi. Da questo momento in poi, ogni sovrano, ogni nobile, in quella ghigliottina vedrà la sua di testa. Capite perché in Europa si vuole fermare la rivoluzione? Con i soldati viaggiano i loro canti e nei canti ci sono le idee che sono tese a ribaltare i vecchi regni. Parla Guillotin! Comunque, io questa mi sa che me la tengo, non si sa mai.